Lunedì 6 dicembre, presso lo splendido showroom di Ruote da Sogno a Reggio Emilia, è stato presentato il progetto italiano Desert Endurance Motorsport, ideato da Adrenaline 24H, Class & Classic e da Beppe Simonato. Un progetto che vuole riportare la storia italiana del rally ride più famoso al mondo attraverso la partecipazione all'edizione odierna della Dakar Classic. Obiettivo? Quello di partecipare alla Dakar Classic 2023 con un team tutto italiano composto da 2 camion e 10 equipaggi a bordo di Fiat Panda. All'evento erano presenti, oltre ad Ermanno De Angelis, founder di Adrenaline 24H e Francesco Giuseppe Simonato, esperto rally ride, l'onorevole Giovanni Tombolato, presidente dell'intergruppo parlamentare per i veicoli storici, il consigliere di Città dei Motori, Giovanni Gargano, l'ingegner Marco Franzoni, presidente ACI Reggio Emilia, e Paolo Bucchi, presidente del gruppo Lavor, azienda leader mondiale nel settore cleaning, che tra le molteplici attività si occupa della sanificazione delle aree nei Gran Premi del MotoGP e della Mille Miglia. Franco De Paoli, pilota Dakar, Mara Cimatti, direttore Epocauto, Gianluigi Vignola, vicepresidente Commissione Tecnica FIVA, Mario Baccaglini, fondatore Auto e Moto d'Epoca, Andrea Belometti, AD Guarni e Med, e Stefano Aleotti, fondatore di Ruote da Sogno. Il progetto Desert Endurance Motorsport prevede la presenza e il sostegno di aziende di grande prestigio, grazie alle quali i 10 equipaggi selezionati che vorranno partecipare alla Dakar Classic potranno vivere il loro sogno, con un supporto organizzativo di altissimo livello. Durante l'evento è stato presentato ufficialmente sul palco il primo partner ufficiale del progetto, Bontà Classic Garage, una delle strutture che preparerà le vetture dei 10 equipaggi. Adrenaline 24H, oltre ad essere tra gli ideatori ed organizzatori delle attività operative, sarà media partner del progetto Desert Endurance Motorsport, al quale darà grande risalto e visibilità grazie alle molteplici attività mediatiche e televisive del programma TV Gentleman Driver. Sono aperte le selezioni per gli equipaggi e le aziende partner. Chi accetta la sfida? È difficile non rimanere affascinati da un'avventura potenziale del genere, questo è evidente. Certo, la cosa che mi intriga di più è che la preparazione della macchina, se si può affidare a qualcun altro, può andare, ma la preparazione di se stessi è una cosa che uno deve guadagnarsi in un anno, e un anno sembra tanto, ma in realtà è molto poco per un'operazione del genere. Comunque è interessante. Eccoci! Mi mancava solo questo, mi mancava solo la Dakar, poi le ho combinate tutte, no? A parte gli scherzi, sono felicissimo di essere venuto a conoscenza di questa iniziativa, di questo team, di questo sogno che da sempre, da quando sono bambino, seguo e magari davvero riesco a fare. Io sono molto interessato a capirne di più del progetto, è molto molto valido secondo il mio parere, sotto ogni punto di vista, è da sviluppare, sì, ma le persone che l'hanno concepito hanno un'esperienza incredibile. Le macchine scelte sono curiose, la Panda, mitica, piccola, sì, vero, ma può essere furba. La Jeep, la R, non la conosco tanto, ma mi sembra altrettanto intelligente come scelta, quindi posso dire che mi ha molto colpito e sono elettrizzato. Non lo so cosa deciderò definitivamente, ma sono molto per il sì di adesione a questo grandissimo progetto. Oggi ho capito molto bene ed è una cosa meravigliosa, anche perché io provengo dal mondo delle auto classiche e quindi partecipo ancora a qualche rally storico,
o rally classico, come si vuol dire. Quindi questa incredibile esperienza mi tira molto, vedremo. Comunque io penso che chi parteciperà deve partecipare soprattutto per un'esperienza personale più che la gara, perché potrà vedere posti meravigliosi, anche far molta fatica, però ragazzi, che soddisfazione arrivare alla sera al bivacco. Io penso che è stata una grande idea e gli auguro di andare avanti per 100 anni e diventare sempre più grande. Devo dire che sono molto contento di aver partecipato a questa iniziativa, che ho reputo estremamente interessante. Sa perché ho avuto una grande esperienza nei deserti dell'Africa e so quanto l'Africa possa affascinare. Chiaramente parlo di deserti, uno che ama l'auto. È forse la più bella guida che uno possa fare nella sabbia e sugli sterrati. Per cui questa idea di creare un team italiano che partecipa con piloti italiani alla Dakar Classic la trovo una bellissima idea, soprattutto perché la gente può fare un'esperienza che è assolutamente unica e soprattutto una volta fatta sarà sicuramente ripetitiva. Ho fatto 24 Parigi Dakar, le vere Dakar, quelle africane, 18 dei faraoni, tutti i deserti del mondo, diciamo, corso. Che impressione le fa oggi sentir parlare di una Dakar classica qui a Ruote da Sogno? Beh, devo dire che era anni che aspettavo una cosa di questo genere, perché è veramente interessantissima. Per noi vecchi dakariani, abituati a correre con delle macchine dell'epoca che oggi sarebbero obsolete, questa è una gara dove le nostre macchine e la nostra esperienza potrebbe essere ancora valida. Ce lo fa un pensierino a partecipare nel 2023? Io ho già buttato l'amo con tanto di verme, speriamo che qualcuno lo abbocchi e mi faccia una proposta, io ci sono. Siamo preparatori e restauratori di auto storiche e questa è, diciamo, una sfida che va oltre la classica restauro delle auto che siamo abituati a vedere ogni giorno. A questa sfida abbiamo detto anche noi sì, e siamo disposti a preparare queste auto per fare affrontare la Dakar del 2023. Un'idea fantastica, un'idea che vuole portare in giro per il mondo il Made in Italy storico, quindi le vetture che hanno scritto pagine di storia alla Parigi Dakar d'un tempo, soprattutto negli anni 80 e anche in parte negli anni 90. Questa iniziativa vuole ricordare la storia, ricelebrare la storia, ma anche dare un'opportunità a degli appassionati di misurarsi in una competizione estremamente divertente, ma anche impegnativa, come la Dakar Classic, nell'ambito appunto del mondo Dakar, che è assolutamente esclusivo e molto performante. È una bella prova sportiva, ma è anche una bella prova verso se stessi. E soprattutto una prova verso se stessi, perché qui l'uomo conta tantissimo, il mezzo meccanico è imprescindibile, ma mai come in questo momento l'uomo con il mezzo meccanico è chiamato a superarsi per affrontare dei percorsi che hanno dei limiti molto alti e dei percorsi desertici che mettono a prova forte e in ogni senso sia appunto l'uomo che il mezzo meccanico. Oggi abbiamo presentato i bellissimi spazi messi a disposizione da Ruote da Sogno, il progetto di Desert Endurance Motorsport per la partecipazione di un team italiano alla Dakar Classic 2023. Questo progetto è stato ideato da Adrenaline 24H insieme a Beppe Simonato e porterà ben 10 vetture e 2 camion alla Dakar Classic che si svolgerà a gennaio 2023. Un progetto innovativo, tutto italiano, le vetture che vedranno il via saranno selezionate tra Panda 4x4 e Fiat Campagnola, sicuramente una novità in questo tipo di settore. Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato all'incontro, un obiettivo già raggiunto, ben 3 gli equipaggi che hanno già da ora l'adesione a questo progetto. I prossimi passi, inserire all'interno del team gli altri equipaggi, ripeto, saranno 10 le vetture che potremmo inserire nel team. Da febbraio comincerà la preparazione delle vetture che, come da programma, verranno poi imbarcate per la spedizione in Arabia Saudita già a novembre del 2022. Collateralmente al team un progetto media che vedrà interessati tutti gli equipaggi per dare maggiore valorizzazione sia ai brand partecipanti sia al Made in Italy.